Arrivare per primi sul mercato o avere il prodotto migliore non è assolutamente garanzia di poter battere i competitor. Ci viene data una dimostrazione fortissima di questo assioma guardando al conflitto tra Microsoft Teams e Slack. Nonostante infatti Slack sia riconosciuto in maniera quasi universale come prodotto migliore, è difficile trovare un consenso così grande all'interno della comunità tech, ma veramente chiunque abbia usato entrambi i tool trova Slack più utilizzabile, più intuitivo, più divertente da usare, che come integra meglio i prodotti di terze parti, ma Microsoft Teams è arrivato dal nulla, con 3 anni di ritardo, un prodotto molto più odiato, ed è riuscito a fare completamente piazza pulita del mercato. Ricordiamo infatti che Slack come prodotto nasce intorno al 2014 da un'azienda che non aveva nulla a che fare con il mercato di riferimento. Infatti stiamo parlando di tool, per chi non li conoscesse, che fondamentalmente rimpiazzano WhatsApp per il mondo del lavoro. Quindi non serve più usare le mail per comunicare con i colleghi, puoi usare Slack o Microsoft Teams, e sono dei servizi di messaggistica istantanea, usati appunto nel mondo lavorativo, magari a volte nel mondo universitario. Adesso permettono anche di fare chiamate all'interno di questi strumenti. Ma appunto Slack, da azienda di videogiochi, decide di sviluppare questo prodotto di messaggistica. Nel 2014 ha 0 competitor, perché si tratta di un qualcosa di nuovo, il competitor forse erano le email, e nel 2017 viene lanciato il competitor di Microsoft, Microsoft Teams, che parte indietro di 6 milioni di utenti, cioè il numero di utenti giornalieri attivi che Slack aveva all'epoca. Al giorno d'oggi, Microsoft Teams è arrivata nel 2021 a 145 milioni di utenti attivi e 270 milioni nel 2022. Slack ne ha 18, 250 milioni di utenti in meno, nonostante fosse stato il primo prodotto che per 3 anni non ha avuto concorrenza fondamentalmente, e nonostante sia riconosciuto dalla maggior parte delle persone come il prodotto migliore. Com'è possibile che possa succedere una cosa del genere? Questo è un caso studio super interessante, perché ci dimostra come intanto arrivare per primi all'interno di un mercato può essere sicuramente un vantaggio, perché ti permette di più facilmente accostare il tuo nome al tipo di prodotto che stai vendendo. Cioè, dovrebbe essere un video anche sul canale che parla di positioning, un libro che è diventato famosissimo e che spiega anche perché c'è un vantaggio enorme nell'essere lo Scottex, lo Scotch, la Gillette del proprio mercato, no? Quando le persone usano il nome del tuo prodotto per significare il prodotto stesso che c'è dietro, allora chiaramente sei lì, nella mente del consumatore, quando pensa a quella soluzione, e questo fa tutta la differenza del mondo nel momento in cui devono decidere quale prodotto prendere dal supermercato, cosa googlare, su quale sito web andare. Quindi assolutamente un vantaggio enorme, ma ci sono delle appendici a queste analisi. Il primo è che quando il mercato è completamente nuovo, magari il numero di persone che sono a conoscenza anche delle opportunità che offri è ancora piccolo, e quindi non è fondamentale da un punto di vista di distribuzione essere i primi in quel mercato finché quel mercato rimane un mercato di nicchia. Il vantaggio di Teams è stato quello di lanciare sì 3 anni dopo, ma in un momento in cui la diffusione di questi prodotti, nonostante sicuramente molto veloce, Slack è cresciuta in maniera rapidissima, anche guardando il grafico a schermo, magari i dati sembrano un po' sfalsati, ma Slack è cresciuta in maniera rapidissima nei primi anni, perché appunto è passata da 0 a 6 milioni di utenti attivi. Ci sarebbero tantissimi tool di business che ucciderebbero per avere dei numeri del genere, ma il mercato era molto più grande. Quindi Teams è arrivato con 3 anni di ritardo in un momento in cui sicuramente c'è stato un aumento, in cui il mercato veniva preparato, Slack faceva la semina, ma il vero raccolto c'è stato nel 2020-2021, sicuramente accelerato dalla pandemia, ma anche accelerato dal fatto che ora le persone cominciavano a pensare a questo tipo di soluzioni che prima non era neanche preso in considerazione, perché le persone non pensavano ci fosse questa alternativa e facevano affidamento solo sul mondo delle email. Quindi questo è il primo punto. Non sempre il primo all'interno di un mercato riesce poi a stabilirsi come il leader, anzi direi che forse nella storia ci sono più esempi di prodotti che sono arrivati leggermente dopo e che si sono stabiliti, si sono rafforzati come il punto di riferimento. Pensiamo per esempio ai social media. Facebook non è stato assolutamente il primo social media, è stato tra i primi 10, tra i primi 5 e i primi 10, ecco, in quel range lì, poi magari è anche difficile da contare. Discorso simile per Google, che non è assolutamente stato il primo social media. Anzi, nel caso di Google c'era un competitor, sicuramente, diciamo, forse c'era un competitor
anche più difficili da affrontare rispetto a quelli di Facebook, no? Pensiamo a tutti i vari motori di ricerca localizzati, se non sbaglio all'epoca anche già Yahoo era un player più affermato di Google, su questo potrei sbagliarmi. E quindi, andando a vedere questi esempi, capiamo che sicuramente chi arriva primo ha un boost perché non ha competizione, ma poi mantenere il controllo è difficile, perché tu all'inizio fai tutto un lavoro di semina per convincere le persone che hanno bisogno del tipo di prodotto che stai vendendo, e poi i tuoi competitor possono arrivare con magari un prodotto migliore, più innovativo, in un momento in cui le persone si sentono già pronte per fare quel tipo di acquisto, oppure non hanno bisogno di così tanta spiegazione, di così tanta education nell'ambito a cui ti rivolgi. Ma se dovessi scegliere un motivo per cui Teams ha vinto questa corsa, sceglierei quasi sicuramente la distribuzione insieme al prezzo. Diciamo che queste due cose sono andate di mano in mano nel caso di Microsoft, perché infatti loro avevano già tantissime aziende clienti e avevano soprattutto la possibilità di fare dei pacchetti, non fisicamente dei pacchetti, ma metaforicamente dei pacchetti, che includessero magari Office, Outlook, Microsoft Teams, tutto quanto insieme. E pensando anche alla natura di un prodotto come Teams, come Slack, che hanno avuto successo perché sono prodotti virali all'interno di aziende, quindi sono prodotti, si direbbe in gergo tecnico, ma bottom up, che magari cominciano a essere introdotti in azienda da il software engineer che si interessa a queste cose più innovative, tecnologiche, sto parlando chiaramente dello scenario nel 2015-2017, quindi più Wild West da questo punto di vista, ora il processo è più strutturato, però vengono scelte da un collega che magari invita altri colleghi per fare la parte di messaggistica, e poi una volta che il 10% dell'azienda usa quello strumento che è contenta, allora il 100% comincia a utilizzarlo. E capiamo che il modo più veloce di scalare la distribuzione di un prodotto del genere, se pensiamo solo al numero di utenti attivi, in realtà non è quello di prendere tantissime aziende, ma è quello di prendere aziende con tantissimi impiegati, perché fai uno sforzo simile, ok, magari un po' più alto, ma a livello proporzionale è molto di più il numero di utenti che vai ad aggiungere prendendoti l'enterprise piuttosto che non 5 piccole startup. Quindi Microsoft aveva il cliente giusto, aziende più grandi, aveva già il posizionamento giusto all'interno di quelle aziende e semplicemente doveva fare un piccolo upselling per distribuire Microsoft Teams. Qui entra in gioco anche la dinamica del prezzo, perché se tutte e due i tool hanno delle versioni gratuite, c'è da dire che Microsoft Teams, per natura di questa strategia di distribuzione di Microsoft per l'appunto, è molto più economico, ok? Nel momento in cui io volessi fare la versione premium, volessi passare la versione premium di Slack, i costi diventerebbero considerevoli abbastanza velocemente con l'aumentare di miei impiegati, mentre Teams ha un pricing molto meno aggressivo da quel punto di vista, non è la sua principale fonte di revenue, ok? Può semplicemente usarsi come modo per aumentare l'appeal dell'offerta di Microsoft e anche per semplicemente rubare market share a Slack, anche quello è una considerazione da fare. E niente, semplicemente in questo modo è riuscita a posizionarsi come un'offerta, come direbbero gli inglesi, no brainer, ok, su cui non c'è neanche bisogno di riflettere, per tutte quelle grandi aziende che cercavano magari un'alternativa a Slack, magari i primi impiegati cominciavano a unirsi dopo aver usato Slack in altre aziende o Teams in altre aziende e facevano un po' di pressione ai loro IT manager per integrare un tool di questo tipo, e poi diciamo con il giusto tempismo Microsoft riusciva ad arrivare ed offrire questi prodotti, a volte magari neanche in maniera sales, ok? Magari un approccio più product-led, per cui tu fai i tuoi account su Microsoft Outlook, di default ti installiamo, ti diamo accesso alla parte di Teams e quindi le persone piano piano cominciano a usarlo. Questo è un vantaggio enorme, quindi quando noi pensiamo al tipo di prodotto che vogliamo vendere e pensiamo al fatto che magari ci sono già competitor nello stesso spazio che sono affermati, una domanda importantissima che ci dobbiamo fare è: che vantaggi abbiamo o possiamo creare da un punto di vista di distribuzione? Probabilmente non sarete Microsoft, questo non accade molto spesso, però trovando strategie che possono mimare magari effetti network di questo tipo, o questi growth loop, insomma, ci sono vari approcci che possiamo avere in questo senso, possiamo utilizzare il lavoro già fatto dal nostro competitor nel seminare conoscenza, nel fare un po' di demand generation, quindi creare la richiesta per questo tipo di prodotto,
possiamo sfruttare questo lavoro che loro hanno fatto per noi e andare a prendere parte del raccolto, perché riusciamo a sviluppare magari un prodotto migliore, guardando a quello che non funziona nel prodotto che già esiste, guardando alle recensioni che già ci sono di quella realtà lì, e riusciamo a iterare meglio, riusciamo a capire meglio come distribuire il prodotto in maniera più economica, in maniera più veloce. E niente, quindi io volevo fare questo video per darvi un po' di ispirazione. Magari siete uno strumento che è primo nel mercato, che non ha avuto competitor per un po', e quindi dovete ragionare su come tenervi davanti. O magari state lanciando, cosa molto più probabile, state lanciando un prodotto in uno spazio dove c'è assolutamente tanta competizione, dove magari ci sono competitor che hanno una storia più lunga della vostra, e allora potete cominciare a pensare: quale vantaggio competitivo posso crearmi? E soprattutto sapete che è qualcosa che si può fare, ok? Possiamo riuscire a vincere nel medio e lungo termine, anche se ci sono prodotti che sono lì da anni e anni prima che noi anche solo avessimo l'idea di fare quello che stiamo facendo. Quindi io spero che questo video vi sia stato utile. Come al solito vi invito a fare tutte le cose che gli youtuber vi chiedono di fare: mettere mi piace, iscrivervi, campanella, quello che volete. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!